a tutti, sono Giulia Bucci, ho 18 anni e vengo da Aprilia e sono il libero della Roma Volley Club. Io sono praticamente nata nel mondo della pallavolo, poiché già le mie due sorelle giocavano e i miei genitori facevano, cioè, dirigenti alla Serie A di Aprilia, e quindi io quando sono nata già ero nel mondo. Ho iniziato facendo il mini volley, solamente che poi col fatto che i miei genitori erano quasi sempre fuori casa per le trasferte, per gli allenamenti, mi è venuto come una specie di rifiuto nei confronti di questo sport. Allora un giorno ho deciso di dire ai miei genitori appunto di voler lasciare. Dopodiché ho intrapreso il ballo facendo hip hop. Poi nel 2012, vedendo le Olimpiadi, mi sono posta una domanda del fatto perché non ricominciare. E ho riniziato con la Giovolle Aprilia, facendo appunto una parte delle giovanili, e poi ho deciso di cambiare società e sono venuta a Roma. Sono arrivata a Roma precisamente 3 anni e mezzo fa. Non ho iniziato subito dalla Serie A, ma ho cominciato dalle giovanili, facendo la Serie C, poi la B2, fino a 3 anni fa, quando ho esordito per la prima volta in Serie A. In questi 3 anni sono cresciuta sia caratterialmente e sia come giocatrice. Ho conosciuto molte persone che mi hanno aiutato sotto diversi punti di vista, e mi ha aiutato anche il fatto che sono rimasta per appunto 3 anni nella stessa società. In questi 3 anni il momento che più mi ha fatto emozionare è stato in primis l'esordio, perché non avrei mai immaginato comunque di riuscire ad entrare in un campo di Serie A, e infatti me lo sono anche tatuato e ho scritto una frase di Ligabue, il mio cantante preferito, e la frase è: sono sempre i sogni a dare forma al mondo, con la data dell'esordio. Per quanto riguarda lo scorso anno, non penso si possa descrivere un solo momento bello, ma ce ne sono stati molti, poiché ho conosciuto delle persone fantastiche e con cui ho stabilito un rapporto che penso che non sempre ogni anno in una squadra riesci a stabilire, e con 3 delle mie compagne di squadra, Federica Mastro di Casa, Giulia Pietrelli e Valentina Varani. Valentina già la conoscevo dai tempi del CQR, della selezione regionale, mentre Giulia e Fede l'ho conosciute l'anno scorso. Sono state per me e Valentina, essendo le più piccole, come 2 sorelle maggiori, perché con loro potevamo parlare di tutto, sia di cose che non riguardano la pallavolo e sia di cose che riguardavano appunto questo sport. Quest'anno invece è un anno un po' particolare, poiché la situazione che c'è ad oggi mi ha creato un po' di preoccupazioni, anche quello che abbiamo vissuto ad ottobre. Però penso che, a differenza degli anni precedenti, viene compensato dall'andamento del campionato e comunque dai risultati che man mano stiamo ottenendo. E sono sicura e spero che, continuando così, otterremo un bel risultato che comunque ci segnerà per il resto, almeno della mia carriera sportiva. Quest'anno è una squadra composta da giovani e esperte. Io penso che sì, quelle più grandi, le ragazze più grandi, ci danno una grande mano sotto ogni punto di vista, ma io penso che anche noi piccole a volte possiamo dare qualcosa a loro. Non ho iniziato a fare il libero sin da subito. All'inizio facevo anche altri ruoli come l'opposto, il martello. Poi un giorno, precisamente facevo l'under 14, un mio carissimo allenatore, che ringrazio molto, Davide Monopoli, mi chiamò in disparte e mi disse: il tuo ruolo per raggiungere altri livelli deve essere libero. Io all'inizio non l'ho presa benissimo, perché il fatto di non poter più attaccare non mi piaceva molto.
Però ritornai a casa e chiamai subito mamma e dissi: mamma, guarda, piangendo, gli dissi: mamma, guarda, io non voglio fare il libro, io voglio continuare ad attaccare. Però poi ragionandoci su ciò che mi aveva detto e ragionandoci su, ho comunque accettato questo ruolo e piano piano mi è cominciato a piacere. Una giocatrice dalla quale prendo esempio, avendo anche il mio stesso ruolo e avendola conosciuta quando i miei genitori facevano i dirigenti in Serie A, è Monica De Gennaro. Lei, oltre ad essere uno dei migliori liberi al mondo, è stata una giocatrice che comunque, vedendola giocare, mi ha aiutato ad accettare questo ruolo. Il mio sogno nel cassetto è quello comunque di raggiungere il massimo livello, come penso tutte le atlete che fanno questo sport. E io spero un giorno di piano piano di maturare, di allenarmi tanto per raggiungerlo. E anche se non dovessi riuscirci, comunque non avere rimpianti di non averci provato. E comunque essere consapevole di aver dato il massimo per ottenere il mio obiettivo. Io frequento il liceo linguistico di Aprilia, è il quinto anno, quindi quest'anno ho anche la maturità. E per il momento vorrei fare l'università, ma non so cosa. Intanto mi preparo per finire la scuola e poi si vedrà. Fino adesso la cosa che, diciamo tra virgolette, mi ha più agevolato è stata la vicinanza a casa, che per me è molto importante, perché comunque sapere che finisco un allenamento e posso tornare a casa con la mia famiglia è un privilegio rispetto magari ad alcune compagne che non hanno questa possibilità. Ciò non significa che comunque un giorno non vorrò allontanarmi da casa per appunto seguire i miei obiettivi. Caratterialmente mi definisco una persona molto testarda, nel senso che devo raggiungere quello che voglio. Se percepisco che non sto ottenendo una specifica cosa, e faccio di tutto per ottenerla. Un mio pregio è quello di essere comunque molto ambiziosa, mentre un mio difetto, che poi alla fine non so se si possa ritenere un difetto, è quello di essere molto emotiva. La musica è presente in vari momenti della mia vita, quando l'ascolto magari da sola a casa o in macchina, oppure nei pre-partita. E infatti ascolto diversi generi, poiché prima di una partita comunque ascolto delle canzoni che comunque mi caricano, mentre quando sto da sola altri generi. Infatti il mio cantante preferito è appunto Ligabue. No, niente, già mi sono impicciata, aiuto! Non mi ricordo manco quello che ho detto. No, ricomincio.